Terribile, Asher. Terribile. Non ho mai visto simili scene di panico. Ci sono auto abbandonate. Qualcuno è andato a schiantarsi fuori strada. La gente corre disperata nella notte, cercando un rifugio. E soprattutto una spiegazione. Che cosa ha creato questa paura? Eravamo in fila dietro le altre auto. Un traffico incredibile a quest'ora. Di colpo si è sentito un rumore sordo, poteva essere un tuono. Il cielo era pieno di stelle. Aveva un'aria pulita, quieta. Il colore era strano, non so definirlo. Era un buio che aveva strani riflessi, come se tendesse a divenire bianco. In lontananza si è visto qualcosa che poteva dirsi una nube. Una strana nube che sembrava nascere dalla terra. Ha cominciato ad avanzare, ricoprendo le stelle, facendo divenire nero il cielo. La gente ha cominciato a correre impazzita. Le strade si sono bloccate. Allora noi siamo tornati da voi, Asher. Ormai dovrebbe essere giorno. E invece è sempre notte. Dovete salvarci. Voi forse sapete come farlo. Posso soltanto darvi una momentanea protezione. Ma da che cosa siamo minacciati, Asher? È come una nebbia che sta salendo attorno a noi e ci sta rendendo ciechi. Ci sta togliendo il respiro, Asher. Nella zona più a sud, per un raggio di 500 miglia, si stanno verificando dei fenomeni strani e ancora non chiariti dalle autorità. Una nuvola nera. Non possiamo ancora dire se di origine atmosferica oppure di natura differente sta invadendo le campagne. Sembra che abbia già toccato alcune strade nazionali creando incidenti e conseguenti ingorghi. Non si conoscono ancora gli effetti che questa nube, che si ignora se sia tossica, può provocare sugli esseri umani. Per questo le autorità raccomandano alla popolazione di mantenere la calma e di restare nelle proprie case, sbarrando porte e finestre in modo da evitare che i vapori della nube possano entrare all'interno. Si raccomanda a tutti di non uscire per alcun motivo, di non tempestare gli uffici statali di telefonate lasciando libere le linee. Daremo altri... Voi due andate a chiudere il portone d'ingresso. Gli altri si occupino di bloccare tutto a pian terreno. Tu vai su. Dobbiamo chiudere tutte le porte e le finestre, come ci hanno detto di fare. Signor Mulligan, hanno detto anche di mantenere la calma. Voi ci state riuscendo, Asher. Io sono un essere umano come voi. Mi spavento per questi fenomeni che ci aggrediscono senza darci il modo di comprenderli, di fermarli. Stiamo perdendo tempo. Avanti, cerchiamo di fare presto. Tu vai giù. Dobbiamo bloccare tutte le porte e le finestre. Asher! Asher. Adesso il suo viaggio è senza fine. Scusatemi, dobbiamo bloccare tutto anche qui. Che cosa è accaduto? Di che cosa è morta? Non lo so. Dovete uscire da questa stanza, subito. Potrebbe essere pericoloso. Fuori stanno accadendo cose incredibili. Forse lei è la prima vittima. Che cosa temete? Questa nube che incombe potrebbe aver già colpito ed essere contagiosa.
Stiamo isolando la casa per evitare che qualcosa vi possa entrare. Ed invece è già dentro, vicino a noi. E fra poco sentiremo il suo alito mortale. Uscite immediatamente. E ricordatevi che potrei anche mettervi fuori dalla mia casa. Voi non avete nessun potere. Siamo in pericolo tutti e dobbiamo decidere tutti. Potrebbe anche aver ragione. Questa morte è troppo improvvisa. Non sappiamo da che cosa possa essere causata. Dobbiamo liberarci di lei. Dobbiamo seppellirla, Asher. Seppellirla? Per Eleanor ormai è tutto indifferente. Dobbiamo pensare alle altre vite umane, alle nostre. Volevo vegliarla, esserle accanto per tutta la notte. Anche pochi minuti possono essere pericolosi. Il cimitero è lontano. Hanno detto di non uscire per le strade. Possiamo seppellirla qui, nei sotterranei. Cosa c'è? Chi ha spento la luce? È mancata la corrente. Siamo ancora più isolati. Il televisore non funzionerà più. Le candele. Accendete le candele. Dai, presto. Accendi quelle candele. Accidenti. Finalmente sono di nuovo fra voi. Pamela, dov'è Lawrence? Lawrence? No, non è stata colpa mia! No, no. Io credevo che mi seguisse. Dovevo correre, soltanto fuggendo potevamo salvarci. Ad un tratto mi sono voltata. Era steso a terra, Lawrence. La nube si vedeva chiaramente nel fondo. Un enorme fungo nero. Lawrence mi guardava, ma non chiedeva aiuto. Mi guardava senza riuscire a parlare. Volevo tornare indietro. Avrei potuto farlo rialzare, continuando così la nostra fuga insieme, ma... L'espressione dei suoi occhi mi fermò. Era lui ad impedirmi di avvicinarmi. Rimasi ferma a guardarlo. Oddio, era terribile. Il suo viso cominciava a mutare, a diventare vecchio. Rughe infinite nascevano sulla sua pelle liscia. Rughe profonde, orrende a vedersi, come ferite aperte. In pochi istanti il suo viso era diventato irriconoscibile. Un vecchio era al suo posto. Un vecchio che stava morendo. Anche la sua mano
Era diventata rattrappita, grinzosa. Sentivo il suo respiro affannoso diventare un rantolo terribile. Quando stava portandosi la mano alla gola, quello fu il suo ultimo gesto. Ricadde pesantemente a terra. Il suo viso sprofondò nella polvere. E rimase immobile. Aspettai. Non poteva essere morto in quel modo assurdo, orribile, invecchiando in pochi attimi. Ma non si muoveva più. La nube continuava ad avanzare verso di me. Allora ripresi a fuggire, senza più voltarmi indietro. Cominciai a correre, a correre, a correre, a correre. È stato rotto un lungo silenzio. Un silenzio che durava da molti secoli. Tornerà a vivere questo pendolo. Tornerà a falciare l'aria. E allora sarà la morte per la stirpe degli Asher. Sarà la loro fine. Una condanna. Era stato accusato di aver ucciso il proprio fratello per amore della moglie di lui. Io porto il suo nome, Roderick, il primo degli Asher. Era stato condannato e gettato nel buio assoluto di una cella segreta. Eccolo. Giace sul dorso. Stremato, come in agonia, gli occhi chiusi. Vorrebbe aprirli, ma ha paura. Atterrito dall'idea che non ci sia nulla da vedere altro che la propria morte. Terra umida, fredda come il marmo, buio assoluto, senza fine. Dove mi hanno gettato? Che cosa sono? Morto. Sì. Forse morto. Questo è il nero della notte eterna. No, no. Io sono ancora vivo. Posso muovermi. Posso pensare. Una tomba. Mi hanno chiuso in una tomba dove mi lasceranno morire sepolto vivo. No! No, non è una tomba. Posso alzare le braccia, muovermi. È una cella. Perché mi hanno bendato? Per nascondermi quali orrori! Che buio. Devo scoprire dove sono. Pietra liscia, umida. Devo misurare quanto è grande la cella. Devo sapere. Ecco, ecco, questo segno. Quando ritroverò questo segno, avrò percorso tutta la cella. Attento, il pavimento è liscio, fangoso.